53 anni ha deciso di finire la sua carriera al servizio dello Stato per dedicarsi alla passione per i cammini. Giuliano Maltempi, ex assistente capo della Polizia, ha iniziato nel 2014, dopo la morte di entrambi i genitori, con il Cammino Francese di Santiago de Compostela e da lì non si è più fermato. Nel 2016 ha fatto quello portoghese da Lisbona, l'anno successivo il Cammino del Nord da Irun, nel 2018 la Via della Plata da Siviglia e nel 2019 il Cammino Primitivo da Oviedo. Poi, causa Covid, si è dedicato per la prima volta ai cammini italiani, quelli di San Benedetto e di San Francesco. L'ennesima avventura l'ha intrapresa marzo scorso, quando da Fano è partito alla volta di Santiago de Compostela, dove è arrivato il 17 luglio dopo 3.400 km e 137 giorni di cammino, consumando ben tre paia di scarpe. Il primo viaggio è stato, diciamo, il sogno della mia vita, perché lo cullavo da tanto tempo. Sono andato in pensione apposta per fare questo viaggio e il 4 marzo sono partito da casa mia a finire a Fano e da lì sono arrivato fino a Siena, ho fatto asfalto per 200 km perché non c'era un sentiero, diciamo, tracciato, tra virgolette. Poi da Siena ho imboccato la via Francigena fino a Vercelli, dove ho preso la variante che saliva fino al Monginevro. Lì ho scollinato sulle Alpi, diciamo, italiane per le Alpi francesi, dopodiché mi sono messo sulla via Domizia che arriva ad Arles, e ad Arles ho fatto la via Tolosana, facendo Montpellier-Tolosa, Auch, e poi sono sceso a Lourdes perché era una tappa fondamentale per me passare da Lourdes. Dopodiché sono andato sui Pirenei, ho fatto il passo di Saint-Port, che è il terzo passo che mi mancava, più importante per i pellegrini per la via di Santiago. Ho fatto il cammino aragonese con il monastero di San Juan de la Peña, che è una chicca bellissima, altro punto focale di questo mio viaggio, fino ad andare sul cammino francese ed arrivare a quello che è per me il centro del mondo, che è Santiago de Compostela. E a conferma del raggiungimento di ogni tappa c'è questo libretto con le credenziali, in cui ogni giorno, nel posto in cui si dorme, viene apposto un timbro caratterizzato da una freccia gialla e la conchiglia di San Giacomo, simbolo del Cammino di Santiago, un percorso in cui si incontrano non poche difficoltà, come ha raccontato Giuliano, soprattutto a livello logistico, sia in Italia che in Francia, nella prima parte della Val de Durance, dove i cammini sono poco sentiti. Vero peccato, perché secondo me è il futuro, ecco, molta gente si mette in cammino e dare un qualcosa, anche solo un sorriso, come dico io, a chi cammina, a chi arriva con lo zaino, è fondamentale. Ecco, ma anche per dormire, per mangiare, come ha fatto? Per dormire, diciamo che ho avuto delle problematiche, mi sono un po' arrangiato, tante volte sono dovuto ricorrere a degli alberghi, a degli hotel, a un bed and breakfast, con dei costi anche abbastanza alti per uno che fa questi tipi di cammini, ecco. Mangiare, mi arrangiavo, ho cucinato spesso. Devo ringraziare Matteo, che è un ragazzo di Torino che ho conosciuto sulle Alpi francesi alla Mont du Caire, e con me poi ha viaggiato fino a Santiago de Compostela a 22 anni, veramente un grande ragazzo, un grande uomo, e ci siamo aiutati a vicenda. Un altro incontro che ha lasciato il segno è stato sicuramente quello con Paolo di Casalmaggiore, che camminava per Emergency. Il suo obiettivo era quello di raccogliere fondi da destinare ai bambini del Medio Oriente che hanno difficoltà a deambulare. Prossimo progetto, adesso mi fermo un attimo, poi l'anno prossimo penso di fare la via Francigena totale, dunque da Canterbury fino a Roma. E poi c'ho il Giappone, l'88 templi, e poi un altro sogno che però per motivi di sicurezza non so se riuscirò mai a fare, che è partire da Roma e arrivare a Gerusalemme. Ma sua moglie in tutto questo la segue, la supporta? Mia moglie mi ha fatto una sorpresa quest'anno venendo a Tolosa per tre giorni, ha camminato con me sul Canal du Midi, e devo ringraziare la mia famiglia, mia moglie, Riccardo, mio figlio, perché mi permettono di fare questo mio grande sogno.